Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, eccoci qui a Sanremo con Rancore. Ciao, ben ritrovato. Ciao, grazie. Allora, l'anno scorso ci avevi emozionato tantissimo, riconoscimenti su riconoscimenti, poi con la collaborazione di Daniele Silvestri, e quest'anno un pezzo bello, forte, che sicuramente lascerà il segno. Ti ringrazio. Sì, l'altro anno è stata una grande emozione, tantissime soddisfazioni. Quest'anno si ritorna su questo palco super importante. E una canzone nata non ovviamente per essere portata a Sanremo, ma una canzone nata dall'esigenza viscerale, appunto, di raccontare una serie di cose e di fare anche un po' un'inquadratura del mondo che stiamo vivendo oggi, del momento che stiamo vivendo tutti quanti. E spero che in questi labirinti di concetti che spesso accompagnano i miei testi, insomma, chi ascolterà si saprà muovere. Si saprà muovere e soprattutto ritrovare questo Eden perduto. Abbiamo perso, insomma, questa meraviglia e dobbiamo capire come muoverci in questa società molto difficile. Sì, uno dei temi principali della canzone è il tema, appunto, della divisione e dell'unione. Anche nel testo, nel ritornello, c'è una frase molto importante che diciamo, dice: come prima, quando tutto era unito, mentre ora cammino in questo mondo proibito, no? Come se l'uomo avesse diviso il mondo in paesi, i stessi paesi, avesse messo su dei muri, avesse diviso poi le persone, gli animali. E oltretutto tutto questo ha portato forse un po' anche a dividerci dentro di noi. L'Eden è semplicemente un simbolo fondamentalmente molto antico, ma che, come tutti i simboli molto antichi, vale per il presente e varrà per il futuro, perché è un archetipo in un certo senso. E infatti ho scritto questa canzone proprio perché questo simbolo così grande, anche più grande di me, ovviamente, poteva raccontare tanto e poteva soprattutto far capire come ogni scelta che facciamo è fondamentale. Allora, della storia invece di Sanremo, di questi 70 anni, ti ricordi tantissimo Salirò, ovviamente, di Daniele Silvestri. Sì, sicuramente è una delle mie canzoni preferite, la mia preferita. Però per la serata del giovedì hai scelto Luce di Elisa. Sì, perché è una canzone che mi piace tantissimo, Luce, e che, insomma, sin da quando avevo 12 anni era una canzone che mi ha sempre, diciamo, dato molto, sia nel modo in cui è scritta, che appunto richiama immagini molto oniriche, eccetera, ma anche nel modo in cui, appunto, è stata arrangiata, perché ha una produzione musicale sulla quale, secondo me, il rap si presta tantissimo, sempre in quattro quarti, un beat molto deciso, e non potevo farmi sfuggire questa occasione di poter reinterpretare quel pezzo. Ma la cosa importante, in realtà, è che ho dato un altro punto di vista di alcune parole originali, portando l'argomento anche, tra virgolette, su un aspetto, diciamo, alternativo, chiamiamolo. Non voglio svelare troppo, ma sicuramente, insomma, ci saranno cose inaspettate. Una bellissima sorpresa. Allora, di te sappiamo che al giorno fai 4 km di corsa. Li hai fatti anche qui a Sanremo? No, qui a Sanremo no. Qui a Sanremo ho fatto 4 km, anzi di più, 15 km tra un'intervista e l'altra. Però a Roma, o comunque in generale quando riesco, la corsa è un po' è una cosa che mi ha sempre accompagnato. Forse anche perché faccio rap. Il rap è un po' correre sopra una base. Poi vediamo invece nella nostra postazione che hai portato lo skateboard. Sei bravissimo. Qui abbiamo la moquette, quindi è difficilissimo. Non si può, infatti, prima ci ho provato, ho fatto una figuraccia. Però sì, ho portato due tavole fondamentalmente perché spero di trovare quei 15 minuti per fare, insomma, qualcosa. Ovviamente una tavola la userò per andarci, l'altra per saltare. Nel senso, con una tavola salto l'altra tavola, perché se magari non trovo gradini è la cosa più facile. Però ecco, sì, lo skateboard mi ha sempre accompagnato da quando, probabilmente ancora prima di iniziare a fare il rap, già facevo skateboard. Anzi, devo dire che crescendo ho anche un po' lasciato, però diciamo ci ritorno sempre sopra in qualche modo. E anche per scaricare, insomma, la tensione. L'ultima cosa che fai prima di salire sul palco? L'ultima cosa che faccio è solitamente dire qualche scioglilingua.
Si può dire? Sì, aiutacelo. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivesco stantinopolizzasse, vi disarcivesco stantinopolizzereste anche voi? Certamente. Domanda. Che sì, non riesco a ridirlo. Grazie mille a Rancore. Grazie infinite, grazie. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,